Lopez, il nostro ospite, che è qui con noi per dunque, intanto avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Il nostro ordine del giorno reca, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, l'audizione informale del dottor Giuseppe Lopez. Il dottor Lopez ha svolto nella sua vita una serie di compiti, certo, che l'hanno visto collaborare con grandi testate nazionali, con persone che sono care alla storia anche di questo Parlamento, con Arfè, con Ghirelli, e ha svolto però anche ruoli importanti fondando e lavorando in testate locali. Quindi il doppio discorso che per noi è particolarmente interessante nell'ambito di questo lavoro che stiamo facendo di approfondimento. Dottor Lopez, noi purtroppo abbiamo 20 minuti, glieli lascio tutti. Se ci sono delle domande alla fine cercheremo di essere molto brevi, ma ci interessa ascoltarla. Spero di essere stringato. Che si chiamava la casta dei giornali, che è del 2007, divenuto un po', forse immeritatamente, il manifesto degli abrogazionisti. In realtà quel testo si limitava a documentare e a descrivere il finanziamento statale ai giornali, divenuto col tempo uno dei più grossi e indecenti scandali politico-amministrativi della storia repubblicana. Sino a 700 milioni l'anno, io ho contato l'ultimo anno nel 2006, finiti per decenni attraverso mille rivoli, norme clientelari, codicilli ad personam, poi sfruttati a pioggia naturalmente, perché tu quando fai il piacere a uno poi si mettono in coda gli altri, trucchi, truffe e malversazioni nelle casse di grandi gruppi editoriali, organi di partito, cooperative, giornali, giornaletti, agenzie, radio e TV locali, ma soprattutto di giornali inesistenti, di giornali di partiti inesistenti, di movimenti inesistenti, di finti giornali, oltre che di cooperative fasulle, cioè il contributo all'editoria nel tempo sono state date a nessuna cooperativa, nessuna era una cooperativa vera, la cooperativa vera è una cooperativa di lavoratori, giornalisti, operatori che sono proprietari della testata e proprietari della gestione editoriale. Nessuno, nemmeno il migliore, era in queste condizioni, perché tutti hanno spezzettato la proprietà, la gestione, eccetera, e soprattutto nessuna era cooperativa vera, c'erano dei padroni che erano titolari della testata, hanno messo i parenti, eccetera, e poi alla fine non era qui nessuna cooperativa, io direi di più, nessun partito. Ad un certo punto nessun partito, credo solo ad eccezione di AN e della Lega, nessun partito aveva il proprio organo, perché a cominciare dai più grossi, a cominciare dall'Unità, sono giornali privati che avevano i soldi, ai soldi pubblici, per giunta in base a una legge precedente che prevedeva il gruppo parlamentare di un partito. Quel partito non c'era più, quel gruppo parlamentare non c'era più, la proprietà era privata e hanno continuato a avere attraverso questa serie di codicilli, eccetera. Poi ci sono stati veri e propri criminali che hanno approfittato di tutto questo, c'è gente che è andata in galera, eccetera, eccetera. Non si trattava solo di una colossale rapina ai danni delle risorse pubbliche o di alimentazione del sottogoverno, ma anche di un'opera di accentuazione delle storiche distorsioni e anomalie del mercato dell'informazione, tra virgolette. Cioè, nel senso che l'informazione in Italia, in particolare i giornali quotidiani, non sono mai stati fatti per essere venduti. Perciò, semplicemente per questo, in Italia abbiamo sempre avuto e abbiamo gli indici di lettura e diffusione dei giornali tra i più bassi al mondo. Non perché gli italiani sono dei baluba, perché se fossero dei baluba, un editore bravo farebbe il giornale dei baluba. Quindi non è questo. Anche perché poi tutti gli altri indicatori di lettura dei giornali, dei settimanali, dei mensili o di ascolto delle televisioni, dei telegiornali, eccetera, mettono l'Italia, hanno sempre messo all'avanguardia in Europa e nel mondo.
e persino nel consumo dei quotidiani specializzati, non solo quello sportivo ma anche quello economico. Cioè tu hai un pubblico evoluto, talmente evoluto che ovviamente rifiuta un non giornale, anzi un giornale fatto contro i suoi interessi. Tant'è vero che gli editori non sono puri, nel senso, questa è una definizione edulcorata per dire che ci sono degli affaristi, degli industriali, degli finanzieri che hanno avuto storicamente interesse a fare dei giornali e metterli a disposizione della politica, che rispondeva con favori, con messe, eccetera. Devo dire, sto schematizzando perché avevo che negli ultimi decenni, grazie a una serie di altre considerazioni, lo smantellamento dell'industria pubblica, la legge per l'editoria, questo rapporto tra politica e finanza si è ribaltata. Cioè, siccome è nato un po' di mercato grazie alla globalizzazione, internet, eccetera, questi finanzieri da un canto sono diventate sempre più potenti perché la finanza è diventata più potente della politica che si è indebolita. Dall'altro, questo mercato ha consentito a questi finanzieri addirittura di lucrare dall'attività editoriale, per cui questi lucrano dall'attività industriale grazie anche a ciò che hanno avuto dallo Stato. Lucrano dall'attività editoriale. Oggi si è ribaltata la cosa. Prima c'era l'editore appunto che faceva il giornale e lo metteva a disposizione del politico e stava nell'anticamera del direttore per avere i favori eccetera, adesso dell'editore, che si è ribaltata la cosa, adesso è il politico che deve andare dall'editore a chiedere questa cortesia. Questo non è un elemento di colore, ma denuncia clamorosamente ciò che è avvenuto in Italia anche per altri aspetti, la debolezza della politica e la potenza della finanza, dell'economia. In Italia peraltro non a caso tu hai questa debolezza anche dell'informazione e di tutta l'informazione, perché come sappiamo abbiamo avuto nel campo televisivo l'altra grossa fa sino agli anni 70 il monopolio pubblico dell'informazione e sino ad epoca recente la divisione tra monopolio pubblico e monopolio privato di due operatori. I giornali erano fatti per non essere venduti, non erano letti e quindi hai una situazione di gravissima debolezza e soprattutto appunto con la legge dell'editoria hai rafforzato tutto questo. Peraltro inventandosi voci e campagne politiche quotidiane, le vediamo ancora oggi, che non hanno nessuna logica di mercato e nemmeno politica, ma di correnti, correntini, affaristi legati ai partiti. Cioè noi, l'agenda politica di questo paese è dettata anche da 4-5 testate regolarmente pagate dal pubblico. Tra l'altro con gravi truffe, cioè sono giornali che prima sono state organi di movimenti esplicitamente inesistenti, c'era Giuliano Ferrara, il Movimento per la Giustizia, che non aveva nemmeno una sede, nemmeno una stanza con un water, niente. È tutto chiaro, il politico ti ha fatto il favore, eccetera. Feltri faceva un movimento monarchico. Poi ci sono altre anche grandi realtà come la Chiesa, come giornali economici che sono portabandiere delle campagne contro l'intervento dello Stato e hanno preso quattrini in questo senso. Quindi abbiamo questa, poi in un paese tutto questo ancora, dove vige la marmellata politico-mediatica. Cioè, io sfido a trovare una netta distinzione non solo operativa e di potere, ma anche di ruolo, tra politica, informazione e finanza. È una marmellata. In paesi normali c'è una netta distinzione. Ovviamente poi all'interno di questo c'è per esempio la distinzione di genere. Allora, per esempio, nel campo dei quotidiani, a livello internazionale, mondiale, Francia, eccetera, tu hai il giornale di qualità e il giornale popolare. Hai il giornale generalista e il giornale specializzato. In Italia non sono mai esistite queste cose. In Italia, tu sino agli anni 70 hai avuto una mappa di giornali regionali, quindi La Stampa, lo stesso Corriere, il Gazzettino, il Resto del Carlino, La Nazione, eccetera, eccetera, che erano evasivi sulle questioni locali e provinciali sulle questioni internazionali. E qui si teneva il sistema. Dopo gli anni 70, quando è esploso il mercato nell'Occidente, qualcuno ha lucrato. In Italia
lo spartiacque, la nascita di Repubblica all'inizio degli anni 70, nascita alla quale ho partecipato, ho avuto l'occasione di partecipare come cronista politico, e lì è entrata la modernizzazione. Ma col tempo che è successo? Tu hai accumulato i vizi della modernizzazione, quindi il cinico commercialismo, l'abuso di posizioni dominanti, eccetera, se vogliamo ne parliamo, e dall'altro i vecchi difetti, subalternità al potere politico e finanziario, estraneità dei lettori cittadini, perché nessuno si occupa, se vediamo anche i giornali ritenuti popolari, vediamo le aperture, le prime pagine e poi il seguito, e vedrei che sono tutte cose dettate da un'agenda o cultural professionale o cultural politica o cultural affaristica. Però non è che tu metti, nessuno mette in prima pagina o usa un linguaggio popolare, mette in prima pagina argomenti popolari, eccetera. Tutto questo è stato rafforzato, incoraggiato e finanziato anche dalle leggi per editorie che abbiamo avuto sino a qualche mese fa, non sino a 20 anni fa, sino a, compreso i grandi gruppi editoriali. Cioè in questo libro, La Casta dei Giornali, che ho fatto, io comincio non a caso, ribaltando un po' la logica per cui si parlava solo dei giornali di partito, di cui anch'io parlo come ho parlato prima, ma il grosso andava ai grandi gruppi editoriali, la Rizzoli, Mondadori, Repubblica, eccetera. Quindi, cioè, questo ha finanziato sempre tutto e quindi il peggio dell'esistente. Siccome l'esistente era il peggiore che si potesse pensare, hanno finanziato il peggio. Tornando alla, diciamo, la differenziazione, una delle caratteristiche del mercato è la differenziazione merceologica, che nel nostro piccolo e grande settore dell'informazione è pluralismo. Il pluralismo è una differenziazione merceologica. Allora, qui io quando ho incontrato una volta Paolo Muriardi all'inizio delle leggi per l'editoria, Paolo Muriardi, che era un grosso intellettuale, persona per bene e presidente della Federazione della Stampa, che è stato il protagonista all'inizio delle leggi per l'editoria, gli ho detto Paolo, presidente, ma non c'è una lira per i giornali locali? Non c'era una lira. Dice, vabbè, abbiamo dovuto fare, ma da allora non c'è mai stata una lira. Non solo, ma io ho fatto i giornali locali, quando uscivo in edicola mi arrivavano come concorrente i giornali finanziati dallo Stato, che non vendevano copie, beh, 10 copie, 100 copie, 200 copie, eccetera, impedivano sia la nascita che lo sviluppo dei giornali locali. Così noi abbiamo oggi il paese dove nel mondo ci sono quasi solo esclusivamente giornali nazionali, con una ruola dei giornali locali assolutamente inessenziale. Peraltro una situazione arcaica, perché se c'è una prospettiva, possibilità di sopravvivenza, una prospettiva per la carta stampata oggi e domani, probabilmente la più consistente è quella dei giornali locali. Perché è un giornale, il giornale è quello che tu compri all'angolo della strada, in cui ti riconosci, che ti aiuta a vivere meglio la tua vita, la tua professione, la tua famiglia, eccetera. Come potete capire, è una definizione dei giornali non praticata in questo paese. E ovviamente che i contributi editoriali hanno ulteriormente affossato. Qui tu hai solo questi grandi giornali nazionali, che prima erano tutti finanziati dallo Stato, sono nati grazie allo Stato, contro gli interessi dei cittadini, contro gli interessi del mercato e contro gli interessi della democrazia italiana, perché se io devo fare una campagna politica decisa a casa mia o con il mio compare o con il mio amico uomo d'affari, non è un momento di democrazia. Ovviamente tutto questo, mentre lo dico, lo capisco bene, è chiaro, è un risvolto purtroppo del degrado della vita politica, politico-amministrativa in questo paese. Non a caso viene dall'informazione. Però io confesso che quando ho fatto questo giornale, La Casta dei Giornali, che documentava questo sfacelo, questa cosa orrenda, in considerazione della situazione di fatto creata in 30 anni ero personalmente ritenevo che bisognasse introdurre radicali trasformazioni, che mettessero però gradualmente, che mettessero in moto un meccanismo virtuoso, altrimenti avresti lasciato sul capo morti e feriti, lasciando in piedi i soliti, quelli tutelati altrimenti. Infatti, se vediamo oggi il panorama delle testate finanziate, sono rimaste 2 o 3 finanziate ancora in maniera indebita e oscura da partiti politici affaristi.
guardava loro con preoccupazione l'ipotesi di tagli totali immediati che avrebbero lasciato, eccetera, eccetera. Adesso, oggi la situazione, che da un canto auspicavo l'abolizione di quella congerie oscena di privilegi di casta, perché di questo si tratta, e dall'altro temevo, per lo più è cosa fatta ormai, quella, i tagli. Ragioni di cassa hanno imposto alla classe politica complessivamente responsabile dell'alimentazione del dirottamento indebito e bipartisan di quel fiume di denaro pubblico, hanno imposto la drastica riduzione dei contributi. E ora, in questa autorevole sede, ci si chiede se abolirli del tutto. Questo avviene, vorrei rilevare, mentre in altri paesi, rilevare anche positivamente, perché che sta succedendo? In altri paesi, nei quali da tempo esiste un maturo mercato dell'informazione, cosa che non esiste in Italia, dove esiste anche una più diffusa cultura e pratica dell'autonomia dal potere politico ed economico, ci si interroga sui criteri più efficaci per tutelare l'informazione di qualità, l'informazione da considerare bene collettivo. Quindi la mia tesi, ora leggo, che tutto il combinato disposto di questi elementi ci porta virtuosamente, probabilmente, a poter fare un cammino analogo, di opposto senso, ma nella stessa direzione un po' di questi paesi. Quindi, diciamo, è avvenuto. Dopo ci serve un'altra considerazione sul vecchio sistema, che credo che non sia l'ora, non abbiamo il tempo di farlo. Un'altra piccola considerazione politico generale che terrei a dire, è importante rilevarla, che non esiste un'opinione pubblica in Italia. Cioè, in caso unico tra i paesi più avanzati del mondo, l'Italia entra nell'era internet dopo un trentennio di progressiva evanescenza delle condizioni che hanno storicamente consentito la formazione di un'opinione pubblica nell'Occidente. Non è inutile dilungarmi, però l'opinione pubblica si è formata e si forma grazie a una serie di agenzie e agenti di socializzazione. In Italia, sino agli anni 70, li abbiamo avuti e c'era l'opinione pubblica. La scuola, la chiesa, la leva militare obbligatoria, le sezioni di partito, il servizio pubblico radiotelevisivo, i sindacati, poi gli oratori, i registi, gli scrittori, gli artisti di riferimento e di culto. Insieme a questo si sono poi registrate la decadenza e la progressiva scomparsa delle condizioni che avevano reso possibile il successo di testate, diciamo, fortemente mobilitanti e identitarie. Ricordiamoci, Paese Sera, l'Unità, il Manifesto, Lotta Continua, numerosi giornali locali, devo dire anche quello che feci io dopo che mi dimisi da Repubblica, ho fatto il quotidiano in Puglia, che è stato il primo quotidiano moderno italiano perché veniva da quelle esperienze, eccetera. Tutto questo è finito, sino alla nascita della Sesta Repubblica, no? Nel 1976, gennaio 76. E poi ho una mia tesi anche sul cambiamento in quegli anni anche di Repubblica, che da giornale che nasce per rafforzare un mercato, quindi c'erano questi giornali che erano locali, nazionali, però nasce finalmente un primo giornale nazionale, che è Repubblica. Non a caso io mi dimetto, vado a fare un primo giornale locale vero. Però che è successo nel frattempo? Che è cambiato la situazione del paese e la stessa Repubblica, devo dire, è diventata, perché prima doveva essere il secondo giornale, si diceva, il giornale, come in tutti gli altri paesi, il giornale più diffuso in Francia è Le France, che è l'edizione locale, che vende a 700-800 mila copie, e poi vendevano, non so, gli ultimi dati, e poi c'è il giornale nazionale Le Monde, eccetera, che vende 200-300 mila copie. Repubblica nasce per diventare Le Monde italiano, quindi in qualche maniera costringendo tutti gli altri, doveva costringere gli altri ad adattarsi. Nasce, non a caso, io sostengo in alcuni miei libri, sotto l'egida dell'insegna, sotto l'insegna anche di allora mondadoriana, dei fatti separati dalle opinioni, che non è una falsificazione, è chiaro che non si possono separare, però se tu dici io faccio un giornalismo con i fatti separati dall'opinione, ti sforzi o devi dare conto di quella cosa che hai messo, e quindi c'è uno sforzo a mettere i fatti e i commenti, mi pare evidente che non sono mai. Invece si è scelto, diciamo, non dico nulla di offensivo, la logica scalfariana del giornale partito e del giornale che doveva creare opinione pubblica. L'opinione pubblica che oggi lo stesso
perché lo stesso Scalfari mi dà ragione in alcune sue dichiarazioni, in cui dice in effetti non c'è un'opinione pubblica in Italia, esistono tanti pezzi di opinione pubblica, ognuno risponde a se stesso e dice cosa vuole, ma soprattutto è ribaltato la logica dell'opinione pubblica, è questa: tu c'hai gli agenti di socializzazione, di formazione, c'hai una popolazione informata, naturalmente con i giornali locali, perché non può essere informata dal Libro, il Giornale, il Foglio, il Fatto Quotidiano, il fatto quello fanno, deformano. Chi informa è il giornale locale popolare, che mette l'informazione di servizio e ti spiega cosa è successo ieri, cosa avviene oggi e cosa avviene domani in città, nel paese, nel mondo. Poi se hai tempo, voglio denare, ti compri il secondo giornale. In tutto il mondo è così, meno che in Italia. Meno che in Italia. Questa cosa è stata rafforzata prima dalla legge editoria e poi dall'ulteriore degrado della politica. Quindi non abbiamo nemmeno un'opinione, poi nessuno ne parla, perché ovviamente chi dovrebbe parlarne è il giornale. Così come chi doveva parlare della legge editoria per 30 anni erano i giornali, che invece l'abolizione delle notizie sulle leggi editorie è stata la più grossa deformazione della realtà fatta dalla stampa italiana per 30 anni. Non ne hanno mai parlato. L'attuale, allora, è in questo quadro che una classe politica accorta deve porsi la questione. Ma se il giornale è un servizio o un prodotto, non se il giornale è un servizio o un prodotto, ho sentito l'ultimo. Infatti si chiede, ma è un servizio o prodotto? Quindi parliamo di democrazia o di mercato? Quindi dico che se dobbiamo passare nel sostegno alla stampa dalle esagerazioni di ieri al nulla, come vorrebbe qualcuno, o percorrendo una via di mezzo. La verità è che niente di tutto questo mi pare che sia corretto, perché è schematico e pretende di dare una visione della realtà, come al solito, che non si fa carico della complessità della realtà. Nel nostro caso il giornale è insieme un servizio e un prodotto, ma non solo, è molto altro ancora. Non solo un'iniziativa politica e culturale, né solo una merce. È, o meglio dovrebbe essere, perché ancora una volta ricordavo ciò che secondo me avviene in Italia, è la messa in pagina della realtà, nella sua complessità, nelle sue contraddizioni, senza filtri o censure, professionali, tecnici, giornalistiche, culturali, eccetera. Questo è il giornale base, che in Italia non c'è, perché anche i grandi giornali locali sono sempre stati giornali nazionali di serie B, sempre. Per cui qui parliamo di democrazia e di mercato insieme, di molto altro ancora, della vita di ogni giorno delle persone, della percezione di ciò che avviene, la percezione di che cosa si è, lo ti dà, e il giornale dovrebbe dartelo. Tant'è vero che in Italia tu hai fatto ricorso alla televisione, però poi la televisione commerciale, la pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Non hai avuto questo fatto, elemento base, che è stata la base probabilmente non solo della formazione del mercato dell'informazione negli altri paesi, ma alla base della cultura degli altri paesi. Non a caso la cultura democratica e la democrazia nasce con i giornali del Settecento, insieme, sono inscindibili. Ora, io non sono sono innamorato dei giornali naturalmente, però prendo atto che è così, per cui dico che c'è ancora, e infatti nei suggerimenti finali che darò, le stringiamo, c'è questa storia dei giornali, è fondamentale, tuttora è fondamentale, anche per creare un futuro migliore. Quindi il Presidente del Consiglio Renzi ha detto recentemente di ritenere che l'attuale livello di finanziamento per l'editoria sia profondamente da rivedere. Ecco, secondo me sarebbe sbagliato farne solo una questione di livello del finanziamento, di quantità. Invece, facendo di necessità virtù, sono le logiche del passato, la filosofia e la tipologia del vecchio intervento che vanno radicalmente superate e cancellate. Quindi io sono a questo punto d'accordo non su cancellare i contributi, anche perché vediamo perché sarebbe una... non esiste, ma cancellare la filosofia e le pratiche, i criteri e le finalità di vecchio contributo. Se lo Stato, anche solo liberale, non quello socialista, ritiene di intervenire in alcune fasi, in alcuni casi, in attività di servizi ed anche produttivi,
ancora oggi lo Stato deve intervenire per il siderurgico, deve intervenire per cose eccetera. Se nei paesi anglosassi, dove vigono nell'informazione logiche di mercato anche esasperate, si ritiene di dover intervenire per tutelare l'informazione di qualità, come ho detto prima, l'informazione da considerare bene collettivo, distinguendola dall'editoria commerciale e popolare, mi pare che non si possa certamente escludere la possibilità o la necessità o l'opportunità che lo Stato intervenga in una materia delicatissima e democraticamente sensibile come l'informazione, specie in riferimento ad un mercato, tra virgolette, informativo, disastrato e insidioso come il nostro. Cioè, se c'è fosse anche solo un settore produttivo, lo Stato dice, oh cavolo, è una situazione così disastrata per cui devo intervenire. Però, quando si interviene soprattutto in questo settore, deve intervenire con molta accortezza, io direi con meno forza di come ho fatto prima, perché prima uno dei difetti fondamentali era la potenza economica di questo intervento, che anche se avesse avuto finalità nobili, sarebbe trasformato in una cosa devastante. Invece la quantità è prevalsa sulla qualità, e la qualità era anche pessima, quindi è una cosa devastante. Quindi devi intervenire con le cose. Ora, vado velocemente. Dottor Lopez, purtroppo è cominciata l'aula, io le chiedo però una cosa, ecco, lei ci lascia poi questo documento che noi provvediamo a distribuire. Darei solo i titoli di questo 4-5. Ora, tendere ad un coordinamento o comunque ad una cabina unica di monitoraggio dell'insieme di interventi economici pubblici nel settore dell'informazione. Quando ho fatto questa cosa c'erano mille rivoli. Se tu aggiungessi, ogni giorno mi arrivano notizie dalle regioni in cui c'è legge per l'editoria, sostegno all'editoria, cioè non si sa niente. Poi ci sono i ministeri, le agenzie, cioè. Allora, una materia complessa e scivolosa fa presto a sfuggire di mano, se non monitorata e controllata organicamente. Questo non è mai stato fatto, fosse solo il monitoraggio. Poi qualsiasi intervento, dico una cosa banale che è stata detta altre volte, sarebbe inutile se non fosse accompagnata da una normativa antitrust, e qui io dico come cappello, eccetera. Poi è fondamentale un efficace sistema di controllo e sanzioni. Il vecchio sistema, oltre ad essere devastante, non a caso probabilmente perché era organico a quello, non aveva nessun controllo, nessuna possibilità di recupero. Solo interventi né ad personam né a pioggia, ma esattamente mirati su specifici obiettivi, considerati prioritari e strategici di volta in volta. Puntare sui giornali, l'ho detto e lo ripeto in questo testo, perché sono importanti e fondamentali in questo momento. Puntare in particolare su quotidiani e periodici locali, il più grosso vuoto, io starei per dire, della democrazia italiana è l'esistenza di un'informazione locale. Io qui auspicherei anche di cose vere e proprie, start-up. Ho fatto un giornale in un paese di 5.000 abitanti, un mensile, vendeva 500 copie. Se tu lo fai con passione e capacità, e lì potevi professionalizzare due persone. Se tu lo fai a Viterbo, se lo fai ad Altamura, eccetera, puoi professionalizzare migliaia di persone, mentre sono tutti purtroppo alla spasso. Limitare rigorosamente i contributi a iniziative non profit affidate a cooperative esclusivamente di lavoratori titolari insieme alla testata e della gestione editoriale. Questa è una cosa fondamentale, esattamente l'opposto di ciò che succedeva prima. L'incentivo deve essere riservato all'avvio di una nuova iniziativa, non come prima dovevi stare 3 o 5 anni già in edicola, e poi rigorosamente a tempo, perché per definizione una iniziativa finanziata dallo Stato non è autonoma, ci mancherebbe altro. E concludendo, introdurre metodologie per quel giornalismo di alta qualità e autonomia, di giornalismo investigativo, eccetera, eccetera, come promuoverlo. Secondo me questa è una cosa fondamentale. Ringrazio dottor Lopez per questo quadro così ampio, che ci ha dato moltissimi spunti, e mi dispiace di non avere il tempo di approfondirli. Questo quotidiano che non c'è, che non risponde alle esigenze di un'opinione pubblica che non c'è, e mi pare molto interessante per quello che lei ha detto adesso. Onorevole Brescia, vuole se non altro ringraziare
Il nostro ospite è anche l'onorevole Rampi, un brevissimo intervento. Sì, assolutamente, la ringrazio e mi scuso per la mancanza di tempo, sarebbe stato interessante approfondire il dibattito, ma purtroppo le riforme costituzionali incombono e quindi dobbiamo andare in aula per questo. Le avrei chiesto, se ne avesse avuto il tempo, che cosa ne pensa di accompagnare una riforma del finanziamento all'editoria con una forte stretta sul conflitto di interessi, perché io credo che dopo tutte le audizioni che abbiamo ascoltato, dopo tutti gli esperti che abbiamo ascoltato, le categorie, ci siamo resi conto che le due cose debbono andare necessariamente di pari passo per evitare di avere addirittura un controsenso, appunto con l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria così come concepito in questo momento, noi favoriremmo addirittura i grandi editori, quei pochi grandi editori, quindi vabbè, non abbiamo il tempo di approfondire questo aspetto. Ad ogni modo mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne pensava su questo argomento, ma poi leggeremo attentamente le sue memorie. Grazie mille. Grazie onorevole Brescia. Onorevole Rampi. Sì, vale lo stesso, da un lato il ringraziamento per il suo punto di vista. Forse quello che potremmo fare, Presidente, visto la ristrettezza dei tempi in questo caso, come è stato anche con Travaglio e con altri, potremmo pensare come Commissione di costruire un piccolo elenco di domande congiunte da mandare ai nostri esperti, utilizzando anche le novità tecnologiche, per cui le audizioni vanno benissimo, sono informali. Informalmente potremmo approfondire anche alcune domande, perché ad esempio il quadro che è stato dipinto sarebbe interessante capire, lo anticipo così magari poi ci manda un contributo a distanza, come è evoluto dal 2007, dalla denuncia ad oggi, c'è stata una stretta dei controlli, delle risorse eccetera, come è evoluto e quali sono le sue idee sull'ultimo tema che diceva, che a me sta molto a cuore, cioè come favorire oggi con una parte di risorsa anche pubblica l'evoluzione verso delle reali testate locali, forti, democratiche e di qualità. Quel tema che ha accennato sugli Stati Uniti ad esempio mi interessava molto, magari questa cosa la facciamo a distanza con le tecnologie che ce lo permettono. Grazie. Vi ringrazio, la commissione riprende allora nel pomeriggio di oggi. Grazie.